Solo dopo poi. No, no, no. Vai. Quanto basta per uscire di campo, Marco? Allora devi venire indietro un po'. No, quello semmai si vuole poi seguire lei sulla caduta, no? Proviamo un attimo a seguire lei sulla caduta.39,4 secondi.
Azione. Azione. Non appena entrai in casa mi avvidi che era in completa rovina. Ovunque erano evidenti i segni di una precoce decadenza, non una voce. E nell'aria un fetore insopportabile. Chi è? Ma signora, chi vi ha fatto entrare? Eccellenzina, e com'è che state qua? Chi vi ha avvertito? Che gran disgrazia, che gran disgrazia. La gran disgrazia di cui parlava Onesimo e che per me non era tale, era che finalmente il barone, mio patrigno, era morto. Povero il signor Barone, parlava sempre di voi. Negli ultimi tempi si credeva che te ne vada ancora 4 anni. Quando è successo? La settimana scorsa, proprio mentre io gli cavavo gli stivali. Perché nessuno si è ancora occupato delle esequie? Come, eccellenza? Non sentite che manda cattivo odore? Povero signor Barone. Dov'è il mio signor zio? In camera sua. Dorme. Dorme sempre. Facciamo una prova di questo. Facciamo una prova. Prova soltanto di questo. Allora, vieni qui con la macchina, Aldo, che proviamo. E rimani così. Sì.
posto. Era un'imperfezione sull'arrivo. Sì, poi la mano di Cristina ci è tutta rimasta a metà aria, sì, però si vede. Però... No, ma non la facciamo vedere. Adesso Fabio ritorna in partenza, facendo il percorso al contrario, parti al passo all'interno di questa pietraia, vedi? Allora, ti do adesso, Aldo, ti do il punto per quando devi cominciare ad alzarti. Sono molto felice di questo video perché siamo riusciti ad avere il personaggio in ombra e il peso in metà al sole e metà in ombra, quindi è molto pratico. Grazie. Ora è tutto in ombra, non devo più girare. E invece mi sbagliavo, Giovanni era vivo. Aveva combattuto nell'esercito borbonico con il grado di caporale contro Garibaldi. Dopo la disfatta si erano sbandati e ovunque erano stati scacciati come cani, perché avevano difeso la patria napoletana o a scelta perché non l'avevano saputa difendere. Giovanni aveva vagato da solo per mesi, finché un giorno i suoi passi lo riportarono a Castelluccio. Lì era seppellita sua madre e tutti i ricordi di un'infanzia lontana. Io aspetterei, io so, ma no, qui ce n'è due, qui non è... è peggio di prima, perché la montagna di non è anche se vede più. Un'altra cosa. Cioè, tanto, comunque lo aspettiamo ora. Buongiorno. Che terrore. È una piena, eh? Questo è il mio special personale. Se era finita allora poteva anche sbizzarrirsi. Thank you.
Thank you.
Ero stordita da tanta libertà tutta assieme e inaspettata. Morto il patrigno, veniva a decadere per sempre la sua imposizione a farmi monaca. Avrei dovuto essere felice, ma non lo ero. In quella casa tutto, ogni pietra, mi riportava al pensiero doloroso di Giovanni, il cui fantasma di morto innocente, pensavo, forse si aggirava ancora per quelle stanze. Dai. Allora, siete pronti o no? Alto. Questo deve essere... anche dal viso alla mano, dalla mano al viso. Bene, proprio. Buongiorno. Ti metti a posto, Francesca? Allora, togliamo le pedaline. Dai, un sono stato dentro la vecchia allora. Francesca, mettiti con il viso, ti devi girare, ecco, pure con il corpo. Così il corpo in senso orario, così ferma. Leghiamoci a questo che c'è il coperto. Thank you.
è un primo piano a bellità. È un primo piano a bellità. E poi sono paurone. Io uccido Angelo di te. Aggrappata a lui non sapevo dove stavamo andando. Forse neanche Giovanni lo sapeva. O forse non fece in tempo a dirmelo. Che succede? Zitta! La notte, io e Giovanni varcammo la frontiera dello Stato Pontificio e, giunti al mare, ci imbarcammo per la Francia.